Bentrovati. Continuiamo le lezioni per le principianti e andremo a realizzare assieme una mattonella Granny Basic triangolare. Andiamo ad avviare la nostra lavorazione con il cerchio magico. Estraggo il filo e mi fisso con un punto bassissimo. Maglia allungata ritorta per il primo punto. Rientriamo nel cerchio e lavoriamo le due maglie mancanti per il primo blocco granny. Cinque catenelle per lo spazio, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, rientro nell'anellino e lavoro il secondo blocco granny di 3 punti alti, 1, 2 e 3. 5 catenelle per il secondo angolo, carico il filo, rientro all'interno dell'anellino e vado a lavorare l'ultimo blocco di punto granny con le mie 3 maglie alte. Stringo il filo e vado a chiudere il cerchio. La codina poi l'andremo a fissare col lago, nascondendola nella lavorazione e fissandola per bene. L'ultimo angolo lo vado a lavorare in questo modo. 2 catenelle, carico il filo, vado sul primo punto iniziale e vado a prendere le due asoline superiori. E chiudo la mia maglia alta per il terzo angolo e abbiamo lavorato il primo giro. Partiamo con il secondo giro che poi sarà il giro di ripetizione che andrete a lavorare fino a raggiungere la misura che voi avete deciso. Rientro nello spazio che ho appena chiuso, estraggo il filo, punto bassissimo, allungo. Punto alto ritorto per il primo punto di lavorazione. Carico il filo, rientro nell'archetto e vado a lavorare i due punti mancanti per il primo blocco granny. Rientro due catenelle di separazione, carico il filo, salto il blocco di maglie e vado a lavorare nell'angolo 3 punti alti. Cinque catenelle, 3 punti alti. E ho chiuso il mio primo angolo di questo secondo giro. 2 catenelle di separazione per la parte centrale, salto il blocco di maglie, carico il filo, vado a lavorare il secondo angolo. 3 maglie alte, 5 catenelle, 3 maglie alte sempre nello spazio d'angolo. E abbiamo lavorato anche il secondo angolo. 2 catenelle di separazione per la parte centrale. Saltiamo tutto il blocco di maglie, carico il filo, vado nell'angolo iniziale e lavoro il blocco mancante di 3 maglie alte. Catenelle di separazione, carico il filo, vado nel punto iniziale, la parte superiore prendendo le due asoline. Estraggo il filo e chiudo la mia maglia alta e ricomincio lavorando il terzo giro così come abbiamo fatto per il secondo. Vedrete che questo tipo di lavorazione
iniziando il giro con la maglia ritorta e chiudendo in base alle catenelle che avete dato agli spazi d'angolo, quindi adattando il punto alla lavorazione, avrete una chiusura invisibile e nessuna antiestetica riga che vada a spezzare la continuità del lavoro. Io mi porto un poco avanti e vi faccio vedere il risultato finale. Ho terminato anche il quarto giro di lavorazione e questo è il risultato. Adattando l'angolo al punto di lavorazione in base alle catenelle che è andata a fare e avviando il lavoro con il punto alto ritorto, non abbiamo nessuna riga di chiusura. Il nostro lavoro, vedete, si chiude sempre al centro dell'archetto dal quale ripartiamo. Questo è il fronte e questo è il retro. Con la nostra mattonella, andando a creare una rifinitura tutta intorno, un cappietto per appenderlo all'albero e con un colore contrastante andare a creare un piccolo tronco alla base, possiamo ricavarne un addobbo per le festività natalizie, un chiudipacco o, facendone altri, andare a creare uno striscione da appendere o da regalare. Se invece avete bisogno di moduli per creare copertini o qualsiasi altra lavorazione, potete rifinirla così come ho fatto io, semplicemente con degli archetti e delle maglie alte, andando a lavorare nella parte retta negli spazi del punto granny una maglia alta e 5 catenelle per l'archetto, mentre negli archetti d'angolo ho lavorato 3 archetti di 5 catenelle che separano 4 maglie alte.